Esiste la possibilità di intervenire immediatamente per scongiurare un'eventuale infezione da HIV entro le 24-48 ore successive a una sospetta situazione di contagio? La parola all'esperto, al professor Marcello Ottavio, direttore dell'unità operativa malattie infettive all'ospedale di Torrette. Se tutto questo è avvenuto nelle 24-48 ore a partire da adesso, cioè da quando si conosce il fatto, nelle ultime 24-48 ore, esiste una procedura che si chiama profilassi post-esposizione, che può essere attivata, prevede la somministrazione di farmaci ad hoc per 4 settimane e riduce il rischio di trasmissione. Facendo riferimento alle malattie infettive più vicine, nel nostro caso quelle di Ancona, e comunicando direttamente con gli specialisti. Che fare se invece il lasso temporale a rischio ha superato le 48 ore? A quel punto il rischio non può essere eliminato con un trattamento farmacologico e la cosa importantissima da fare è comunque riferirsi agli specialisti per la diagnosi precoce. HIV e AIDS, che cosa vogliono indicare queste due sigle? HIV è il virus che causa infezione e malattia, dall'inizio alla fine. AIDS è l'ultima parte della malattia, quella caratterizzata da un insieme di patologie che se non vengono curate portano a morte la persona. Claudio Pinti è malato di AIDS da circa 9 anni, eppure ha dichiarato di non essersi mai sottoposto a cure. Una persona può stare bene o relativamente bene o apparentemente bene anche a distanza di molti anni dal contagio in assenza di qualsiasi terapia, magari perché ha un sistema immunitario particolarmente efficiente. L'infezione da HIV non è guaribile, ma è gestibile sia se diagnosticata con precocità, sia se ci si sottopone ad assunzione di farmaci. Una speranza, insomma, di fronte all'altissimo tasso percentuale di mortalità quando si raggiunge lo stadio dell'AIDS. Mortalità HIV elevatissima senza terapia, soprattutto quando ha preso la strada dell'AIDS, cioè è entrata nell'ultima fase, quella di immunodeficienza conclamata. Grazie ai nuovi potenti trattamenti di combinazione, questa malattia può essere contrastata in maniera importantissima, tant'è che se l'infezione viene trattata precocemente, le chance di vita della persona sono molto simili a quelle di una persona non infetta.